Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo format. Andiamo a vedere velocissimamente le penitenze che ci avete proposto, quali accetteremo e quali no. Che noi abbiamo già piegato. Allora, è quasi strappato. Fare parkour senza scarpe, subito. Ma sì. Scatoletta delle penitenze da oggi. Vai. Vai, mangia mozzarella con la senape e zucchero, sì. Il perdente dovrà fare un backflip e un sideflip. No. 5 volte di fila il flick flack? No, non le accettiamo queste, sono inutili, brutte e stupide. 2, 3 o 4 livelli di anfermario. Che vuol dire anfermario? Chi perde beve un caffè con limone o caffè con sale. Questa ci può fare, dai. O una o l'altra, eh. Allora questa la leviamo perché è caffè con sale. Bravo. Già lì. Chi perde deve sbagliare un backflip su un terreno duro a vostra scelta. Ma che problemi c'avete? Chi perde si deve rasare la barba, no? Dai, Chi perde dovrà tingere la barba di blu. Il perdente dovrà mangiare una banana coi piedi, mettersi il ghiaccio nelle mutande, bere giù un caffè. Vabbè, ciao, queste sono quelle delle sfide mie. Già mi ricordo, infatti. No, Chi perde dovrà fare un precision di almeno 9 passi, level to level, o scendere su 2 lattine di Coca-Cola in una parte. Questa l'abbiamo presa. Ragazzi, guardatevele nei commenti perché ci sono le sfide, eh. Quindi senza che le leggiamo tutte, poi a meno a sorpresa. 30 piegamenti mentre ti insultano come il sergente Antoine. Fate una sfida con Chain Parkour. Chi perde dovrà postare un video proprio sul capezzolo. Ma no. Che capezzolo? No. Perché? Questa qua e poi c'è l'ultima due. Allora, il perdente dovrà moltiplicare la sua età per il numero del suo... Prendi un po' la calcolatrice. Vai, spara al volo. Allora, la sua età 20. Per il numero del suo mese 4. Per il suo anno di nascita 1, 9, 9, 5. E risulta mostruosamente alto. Diviso 3? Meglio. Ok. Ogni... 53. Sono 53.200 ripetizioni da 50 piegamenti l'una. Che cazzo, che te sei calato quando te sei fatto a sta... Vabbè. L'ultime due è... Perché sono due? Il perdente deve mangiare una banana a testa in giù. E lo stesso ha scritto: degustare una ricetta frullata di Maurizio Merluzzo, scelta da lui. Ma anche no, ovviamente la più schifosa. Pronto Maurizio? Sì. Sì, ciao, senti, siamo quelli di Rage Parkour, ti ricordi? Sì. Ci hanno chiesto di fare una sfida con un tuo frullato. Non è che tipo te ne è avanzato sì, uno. Sì, ho capito, ma non è che potete rompere sempre il cazzo per le collaborazioni. Ho capito tutto, vabbè, disponibile e tutto. Però che cazzo, fate un video decente da soli invece di rompere i coglioni. E non mi chiamate più. Quale? Ce ne sanno altri? Mangiare una banana a testa in giù. Ma sì, direi che... Va bene, sì, okay. Sono abbastanza. Basta. Ok. Beh, perfetto ragazzi. Ora non ci resta altro che scoprire quale sarà il nostro ospite speciale. Che non sarò io. Rage Challenge! Begin! Perfetto, ecco il nostro ospite Michele che si presenta da solo. Ciao a tutti, sono Whisper, che il mio canale è Misfits Entertainment. Tratto videoclip musicali, video recitati, insomma... È molto cinematografico. Fate un salto anche lì, non fate i barboni. Ok, e da quant'è che pratichi, Michele? Saranno 8 anni ormai. 8 anni sono tanti, speriamo che non ci facciamo noi tutte quante le sfide che abbiamo tagliato prima. Ok, let's go. Bene, la prima sfida si incentrerà su questi muri. Bisognerà scavalcare il primo muro ed arrivare in cat sul secondo. Chi tornerà indietro da cat to precision avrà 3 punti. Chi tornerà indietro in cat to cat avrà 2 punti. Chi salirà sul muro e tornerà giù in precision avrà 1 solo punto. Carichi, ci siamo! Parte il primo tentativo di Lorenzo. E... Scavalca. Oh, veloce, veloce. Ah. Ho fatto un bel chetto che si tira. Va? No, no, così è un punto in meno però. No, così... sono 2 punti in meno perché ah, se perché il precision è un punto solo. Esatto. Vediamo come fa il precision. Ah. Aia, mezzo piede fuori. Comunque un punto. Non okay. Soddisfatto lui del risultato. Alessandro. Che... No, però Cat. Anche lui no. Si tira su, non no. Ce la fa. Non ce la fa. No, non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa. Non è in grado. Che cosa sta facendo? Si sistema i capelli, perché? Posto, si pettina e ride. Cacca. Sta facendo la cacca. No. Ci sta pensando troppo. Secondo cosa... me non lo fa. Ma... Non lo fa. Ma... Non lo fa per forza, dai, ci ha pensato troppo. Non si può mandare no, tipo avanti veloce, questa è un po' noioso. Acceleriamo. Sì, sì, andiamo avanti. Ancora. Ancora lì. Dai. Non ce l'ha fatta. Pure accelerato, fatto, pure accelerato ci mette tanto. Dai, non lo fa, non lo fa. Ora invece parte la controparte, eh? Michele, bel cat che però non si è steso, subito ti butta in cat. Ha dato in culo ad Alessandro subito, anche a Lorenzo. Si è buttato subito e ha fatto i suoi bei 2 punticini. Ecco Nicolas che sale direttamente in monkey, cat, è convinto, casca si fa malissimo. No, e invece lo fa, 3 punti e dà in culo a tutti. È un bel ragazzo quel Nicolas.
Ma a me no, non mi piaceva tanto. Vediamo Lorenzo stavolta Lorenzo, che vuole fare il suo commentativo. Sì. Stavolta anche lui sì, cioè, è stato caricato da Nicolas che sì. ha visto che si poteva fare. È sempre così. Vediamo se anche Michele avrà la carica dei tentativi precedenti. Ecco, ci lo pensa, convinto. Lo guarda. È convinto. No, la faccia ha detto no. La faccia ha detto no, pure la bocca. La bocca è una sinestesia, la bocca ha detto no, non la faccia. Niente. Fatto che invece ha toccato con i piedi. Vabbè, vale comunque il primo tentativo. Vediamo Alessandro se stavolta riesce a tornare giù. Non vuole salire però. Cos'è? Una scimmia? Cosa fa? Oh, Cat. Braccia troppo lunghe questo ragazzo. Ok, praticamente ha toccato da muro a muro. Due punti anche per lui. Ecco qua la classifica della prima sfida. Ok, quindi il primo tentativo abbiamo 0 punti per Alessandro, 3 per Nicolas, 1 per Lorenzo e 2 per Michele. Vabbè, niente male, dai. Vabbè, però poi il secondo tentativo Alessandro si riprende e fa 2 punti. Nicolas non lo prova neanche perché tanto ormai aveva già fatto il massimo. Lì, sì. Lorenzo si riprende e fa addirittura 3 punti e Michele 2. Il terzo tentativo non l'ha fatto nessuno. Quindi abbiamo i massimi risultati per ogni persona, quindi questa sfida direi che l'ha vinta Nicolas e Lorenzo secondo, quindi 2 punti e Michele l'ha un punto. Fatto il secondo tentativo, quindi sì. ha fatto meno punti. Esatto, perfetto. E quindi diciamo che per questa sfida i punti sono questi. Vediamo alla prossima. Bene, la seconda sfida si svolgerà tra questi due tubi. Lo scopo della sfida è salire e si conteggeranno tutti quanti i passi prima di arrivare nel punto finale. Io non è che ho capito tanto bene come funziona questa sfida, però. Ma mi pare che non bisogna toccare. Ah, no, questo. Okay, un due passi. Due. Appoggiato due piedi. Due passi, non punti questi. No, sono i piedi che poggiano. I passi. Quindi sì. Adesso tre. E poi su due piedi. Ah, però appoggiati insieme. Due. Quindi, okay, quindi preciso. Un passo solo. Allora, quindi dal muro è un passo, si conta. Ah, non tocca muro. Il muro, uno a terra. Poi vabbè, lì, però vabbè, è sgambettato. Cioè, non lo so, dagli pure una ginocchiata. Certo. Quindi il muro vale. E anche tutto il resto vale. Poi dopo non vale perché... Ok, no, ho peccato, capito. All'ultimo ho messo il tubo, ho visto. Però qua ci siamo già... non lui ha rinunciato. Si è fermato, ha rinunciato. Ok, Alessandro parte subito. Un punto. È un piede, due piedi, due passi. Avrebbe potuto farne due. Avrebbe come potuto prima. Farne due. Nicolas, quanto è casato, guardalo. Non tocca neanche stavolta. Fa un passo, due passi. Un po' scacciati sti passi, però li ha migliorato, fatti. Ha migliorato rispetto a prima. Lorenzo subito Lorenzo... copia lo stile dei... No, no, dei suoi no, compagni. No, questo l'ha rallentato, si ferma sul tubo. Ah, non è convinto, ma fa con piede, fa. Attenzione, si lancia con così. Piede. Ah, no, no, okay, no, no, l'ha appoggiato. Ha optato per quello. E arriva sotto in Cat. Ah, non ce l'ha fatta peccato. A tirarsi su. Secondo tentativo Michele. Per Michele, fa un passo. Stavolta due. Supera, ok. Ha migliorato perché migliorato comunque partendo di... da zero, però vabbè, dai, magari il prossimo giro... Niente, Alessandro continua, non molla, continua con la stessa tecnica, sperando che magari casca qualcosa, non lo so. E Nicolas Io. Migliora 2. Attenzione, due, aspetta, adesso, aspetta, aspetta. Qua c'è il pezzo più difficile. Ah, ha sfruttato la forza delle braccia. Sì, attenzione, non era proprio parkour. Che vuol dire? Però intanto è passato. Certo? Vediamo Lorenzo se usa lo stesso. 1, 2, attenzione, 2 anche lui. Ha capito tutto perché vediamo ha preso un po' da Alessandro e un po' spunto. Da Nicolas. Vediamo se prenderà spunto anche lui. Ci prova. Ci prova e fa un passo. Poi? E ora? Poi? Non sa che fare. E mo? 2 e 3. Oh, okay, ha migliorato. Beh, la classifica qua è un po' più divertente. Sì, 3 passi, 4 passi, 4 passi sì, sì. E nullo. Ok. Poi vediamo quindi il questa secondo mancia giudicata Alessandro. Sì. Secondo tentativo no. Invece più sì, o meno vabbè. Rimasto sì, invariato Alessandro a parte Nicolas che ha migliorato e Michele ha dato il suo primo risultato. Poi nel terzo tentativo tutti Alessandro, hanno capito come fare quello, tranne a me. Quello è l'inizio del suo numero di telefono, 333. Sì, no, in realtà non è così. Ok. 3-2-2-3. Ah, qua abbiamo un pari merito. C'è un pari merito. Quindi, per il primo posto. In questo turno sono 3 punti per Alessandro. Per Nicolas e Lorenzo. Lorenzo, 2 per Alessandro e 1 per Michele. Vediamo nessuno 0 punti. Questa è l'ultima sfida. Consiste nel partire da giù, salire nel minor tempo possibile, toccare l'ultimo palo giallo e tornare indietro fino al palo di partenza. Chi lo fa il meno tempo possibile vince. Semplice, no? Questa volta la spiegazione era un pochettino sì, più... Era veloce come la gara. Era una prova esatto. di velocità. Infatti, mi normale. Piacciono le gare di velocità. Sì, vediamo infatti, come sta dando si abbastanza. Tira su. Eccolo. Comincia a correre. Corri, corri, corri. Non corri. Sta andando corri male, Forrest, comunque, corri. Vediamo come scende. Struscia. Ecco qua le scarpe. Ci proprio. Sta, ci dure. Sì, guarda, lascia il piede sotto a penzoloni in modo che ce l'ha pronto. Buona tecnica. Alessandro parte anche lui. Lento, me lo vedo un ecco po' lento. Qua. Alessandro fa il palo. Vedo un po' lento. No, niente, ha rinunciato. Non gli andava. Era stanco. Lorenzo. Lorenzo parte a bomba. Parte abbastanza veloce, sì, effettivamente. Sicuramente più veloce di Alessandro. Non ci credo. Sta tocca per fare il primo palo. Sta per fare il primo record del giro. Vediamo, eccolo. Ha rallentato eccolo. Un pochino prima di scendere, mi sembra. E ha una sua tecnica. Ognuno c'ha la sua molto tecnica, buona. Certo, sì, certo. Però, cioè, dice 28, cioè, un buon tempo. Ecco Nicolas. Ecco, Nicolas parte... pure lui a manetta. Oddio. Si spinge anche via dal tubo qua, spruzza aerodinamicità ha fatto tutti praticamente dal tubo a tubo, l'ha fatto impreciso. Pazzo! Si lancia okay. di nuovo,
Vediamo. Completamente surclassato. Bassissimo. Di nuovo Michele, il secondo tentativo. Michele ha una buona tecnica comunque. Ecco, infatti ora qui mi sembra che abbia modificato il metodo di salita. Giusto, ha usato il cervello. Ognuno c'è chi usa i muscoli, chi il cervello. Lui ha usato la velocità. Mi sembra che vada anche più veloce in discesa stavolta. 17,4 si è migliorato, no? Di meno? Sì, forse sì. Vediamo Alessandro se stavolta ci riesce a finirlo. Con quei capelli stavolta, lunghi non direi. Ok, ci prova, almeno stavolta ci ha provato prima, si è fermato prima, scivola qua e là. Scivola, peccato, poteva essere un bel record, poteva forse superare tutti quanti. Esattamente. Ecco, adesso cercherà di buttarsi con tutto se stesso. Adesso si lancia contro il palo dalla sopra, no? 19, vabbè, almeno ha chiuso. E Lorenzo adesso si è fatto prendere dalla foga. Vede tutti quanti che nel secondo tentativo... È carichissimo. Eccolo. Infatti mi sembra più veloce di prima. Eccolo Lorenzo quanto più va. Più veloce di prima. Guarda, rallenta sempre un pochino nello scendere, Però comunque quella è salito molto più velocemente. Lui 15 e 14 mi pare che abbia abbassato. Sì, però vediamo rimane comunque imbattuto il record di Nicolas. Hai visto? Cosa? Ha spinto dal muretto. Ah, è andato molto più veloce. Ha saputo carpire delle informazioni da quel Michele. Allora. Si lancia quando scende, è un folle. Pazzo furioso questo qui. Ok, 13 e 13. Poi non mi sono... Vediamo se Michele... Michele non molla, terzo tentativo per Michele. Secondo terzo me e si ultimo. Fa spingere dalla foga degli altri. Ora si lancia di testa. Sì, in fronte fino alla fine. Sarebbe un grande traguardo per tutti, però forse... Oh, cambia metodo di discesa, attenzione. Ah, però ha perso l'equilibrio, lento, però sì, vediamo se Alessandro si sta giocando, credo, l'ultima posizione, perché è quello con i tempi più lenti. Sì, quelli che combattono adesso sono, diciamo, Alessandro e Michele. Mi sembra un po' più veloce di prima, mi sembra. Però potrebbe Lorenzo stravolgere tutto, attenzione. Lorenzo all'ultimo tentativo ancora. Attenzione, 16, buono. E ora tocca vediamo se tutto nei tuoi piedi, perché potrebbe surclassare Nicolas. Beh, così dovrebbe facendo un sacco. Così sta facendo sta andando molto bene. Sta andando molto veloce. Io mi spaventerei. Attenzione, manca veramente poco, questione di secondi, no, perché il record è 13-13, ecco infatti finale. La classifica, grazie computer, vediamo. Quindi 14-04, 16-28, 18-10, Alessandro nullo, perché non va è bene. Classificato, ha lasciato secondo perdere, tentativo. 19-5 Alessandro, 13-13 Nicolas, che penso sia poi il record completo, sì, però, proprio del quartiere il record, sì, del quartiere non penso, 16-16 Alessandro, cosa è successo? Abbassa e passa in terza posizione, addirittura, all'improvviso all'ultimo, e quindi è riuscito a battere all'ultimo Michele con un 16-16, wow, e 3 punti per Nicolas, 2 per Lorenzo, 1 per Alessandro e 0 per complimenti Michele, complimenti a tutti e 4, attenzione, comunque. Non ho ancora capito chi ha vinto. Vediamo, questa dovrebbe essere la classifica finale. Eh sì, questa qui è la classifica finale. Ecco, ok, quindi 3 punti per la prima prova. Sono le 3 prove, ok. Addirittura 9 punti completi per Nicolas. Vediamo. E quindi eccoli. 7 punti per Lorenzo, 3 per Alessandro e 2 Michele. Ai. Perde la prima puntata. Quindi siamo arrivati alla fine della prima puntata di sfide. Dal tabellone avete visto chi è stato lo sfortunato, che adesso dovrà tirare fuori a sorte una delle vostre penitenze. E Valletto, prego, le penitenze. Padre Natura. Bene, adesso apriamo, magari. Sorteggiamo. Dovresti aprirgliela. A Vado. Caso, vai. Vai, non guardare. C'ho paura. Sì, ci devi aver paura. Ci devi aver proprio paura. Ha preso. Ha presa una piccola per stare sicuro, ma il più piccolo sono le più stronze. Ah, che culo. Leggila. Chi perde beve un caffè con limone o caffè con sale? Puoi scegliere quale. Caffè con limone o caffè con sale? Con limone. Ha scelto il caffè con limone. Non si vedrà mai da là. Vabbè, ve lo assicuro che il caffè con limone è caffè quindi con sale. Quindi adesso dobbiamo tipo andare in un bar a farci fare un caffè con limone. Sì. Fa ridierissimo sta cosa. Dobbiamo andare a chiedere un caffè con limone in un bar. Questa è la penitenza. Devi chiedere un caffè con limone in un bar. Vabbè, lo facciamo un made, dai, su. Vabbè, io ragazzi, lo farei in un bar. Però. Ci vediamo alla penitenza. Tra pochissimo. Adesso. Pubblicità. Eccoci quindi alla penitenza. Se per cortesia potete portarmi il caffè. Magari anche il limone. Celeri magari, grazie. Oh. Anche meno. Puoi... Grazie. Caffè? No, quello è il limone. Limone? No, quello era caffè. Caffè e limone. Grazie. Cacao alla maionese. Cacao alla maionese. Prego. Quindi, io ne vado. Questo è limone. Limone, Si vede? Si vede che è limone. Aspetta, quello è il caffè per forza. Allora, buono, com'è? È amaro. Vai, prego. Aspetta. Vai, metti...
Ma devi spremerlo, vai. Non io non lo tocco, non lo voglio toccare. Non lo voglio toccare. Vai, vai, spremilo. Spremi. Spremi. Che cosa è bene, no? Mamma mia. Vai, buttacelo dentro. Gira pure, no? Certo, e se non che giri. Fai, Ovviamente bevi e mandi giù il limone, eh? Pure a scorza di limone, certo. Dico bene, pure il limone. Aspetta, pure io. Vai. Dovrebbe a scorza di limone. Vai, fai paura. Carina la faccia. Giù il limone, giù il limone, giù. E com'è? Com'era? Vediamo. Notare che... Cioè, no, ok. Aspettiamo che finisce di masticare e poi facciamo delle domande al nostro ospite. Com'è? Tu stai zitto. Ok. Dici, le tue impressioni su questo piatto tipicamente italiano poi? All'inizio era buono. Poi che è successo? Poi è arrivato tutto insieme, penso, il catrame, non so. Vabbè. Era un bicchiere di petrolio. È stata una sfida abbastanza semplice, poteva andarti peggio. No, infatti... Avresti potuto tagliarti la barba. E beh, infatti che è un problema. Me la sono fatta crescere apposta. Quindi, da notare. Per adesso... Basta. No. Per oggi è tutto. E ci vediamo alla prossima sfida e speriamo che lui si penta del suo limone e del suo caffè. Mi sono divertito comunque, vi ringrazio. Grazie a te. Mica stai in un talk show che decide di mega il Grande Fratello che ti diverti. No, allora, la relazione la lasciamo a casa. Ecco. Quindi ragazzi, mi raccomando, fate un salto sul suo canale, come vedete dalla maglietta Misfits Entertainment, yeah. Giusto. Ok, e ovviamente pure sul nostro, se non vi siete iscritti, iscrivetevi, un mi piace, condividete, commentate, proponeteci altre sfide. E il prossimo ospite? Basta che mi hanno spacciolato i namoria. C'è il prossimo ospite. Prossimo ospite. Bambini a bordo. Mi sa che non ha funzionato.